Tiziana Maffei, direttrice della Reggia di Caserta. Dal 99 è un sito protetto dall'UNESCO, riconosciuto come patrimonio dell'umanità. Provo a descriverlo brevemente. Disegnato dal grande architetto Vanvitelli, ospitava la Reggia dei Borboni e per molti anni è stato il luogo dove in qualche modo si concentrava la vita sociale di questa famiglia reale. 47.000 metri quadrati, 1.200 stanze, 1.742 finestre, 1.000 fumaioli e così via. Come si fa a gestire un patrimonio così vasto, dottoressa? Intanto con uno spirito di missione e quasi un'ossessione rispetto a questo luogo. La Reggia di Caserta è un sogno di un re che doveva rappresentare attraverso questo complesso la sua magnificenza e la sua grandezza. Quindi comunque rispetto a quello che c'era in circolazione ora, a quel tempo doveva essere molto più grande, molto più sbalorditivo, molto più meraviglioso. E questo che vuol dire che anche rispetto alla Reggia a Versailles si è sempre creata una sorta di competizione, anche se poi il complesso è una cosa diversa. 47.000 metri quadri sono 47.000 metri quadri coperti, perché in realtà la Reggia ha circa 123.300 metri quadri di superficie sui cinque piani e altri 42.000 metri quadri sottointerrati, perché sono due piani interrati e cinque sovraterra. Se nella sua dimensione iniziale dovevano viverci circa 5.000 persone fra anche attività di servizio, che questa oggi è la cosa bella della Reggia di Caserta, scoprire tutta questa specie di sistema di funzionamento che Luigi Vanvitelli aveva inventato, poi in realtà con la partenza di Carlo diventa una reggia di minore importanza. Carlo la realizza per questioni anche di sicurezza, per allontanarsi a seguito dell'attacco degli inglesi da Napoli, e quindi anche lì il tentativo di avere un luogo sicuro decentrato, e questo suo pensiero poi in realtà non va in porto, perché si scontra con una storia diversa, che è la storia dei Borboni, che si conclude poi con l'Unità d'Italia. Quindi molto più, come posso dire, più sofferta, articolata e inquieta questa storia di quello che uno può immaginare. Bene, fa parte del patrimonio, uno dei pezzi più importanti forse del patrimonio culturale italiano, no? Questa vastità, cosa se ne può fare oggi? Intanto dobbiamo pensare che è una residenza reale, e io credo che sia arrivato il tempo di rivedere tutto il sistema delle residenze reali in Italia, così come l'Europa, che è un'identità profonda che ci lega nell'Europa e che è una cultura. Grazie ai grandi investimenti che stiamo portando avanti, dare nuove destinazioni che sono quelle più adatte a questo genere di attività, centro congressi, centro espositivo, ma pensiamo che la Reggia è anche un grande attrattore culturale, ha dei numeri importanti, tutto il piano terra deve riuscire a tornare ad essere un sistema di accoglienza per gli ospiti museali, per quei pubblici differenti che oggi vivono il museo non solo come luogo di collezione, come semplice esposizione di pezzi, ma anche come conoscenza di un sistema di relazioni di entità di questo paese. Quindi facciamo degli esempi concreti. Allora, noi per esempio non abbiamo ancora messo in atto tutto il sistema dei laboratori educativi, ma accogliamo l'ultimo mese 1.500 ragazzini, e questi ragazzini non hanno degli spazi su cui invece svolgere delle attività educative. I nostri sono numeri veramente importanti. Nello stesso tempo anche tutta l'attività di ristoro, di servizi aggiuntivi, noi siamo ancora, a mio avviso, molto indietro rispetto alle nostre potenzialità. Oltre al fatto che la Reggia è stato anche il luogo delle feste, il luogo delle attività diverse, un vivaio per artisti, un luogo di incontro e di dialogo per scienziati, e questi spazi sono importanti anche per fare questo tipo di attività. Ecco, spesso si dice, appunto, si ha un'idea di questi luoghi come appunto luoghi semplicemente da preservare e da tenere lì, no? Lei ha parlato delle feste, no? È possibile conciliare l'idea di festa, di concessione di una festa anche privata, per esempio, con un luogo come quello? Bisogna saperlo fare. Noi anche oggi facciamo delle attività di concessione, è quel saper gestire i luoghi tenendo al primo posto la salvaguardia dei luoghi, rispettando anche l'identità. Ci accade spesso di accogliere rassegne musicali, cinematografiche, ma anche feste private. È chiaro che devono essere fatte secondo le regole che noi diamo,
dal rispetto dei livelli sonori al rispetto dei luoghi, anche perché non tutte le sale della Reggia di Caserta purtroppo sono restaurate. Abbiamo tutto il terzo piano che è stato lungamente utilizzato per la scuola specialistica dell'aeronautica, che attende, stiamo adesso portando avanti un progetto con l'Agenzia del Demanio, che attende una sua rifunzionalizzazione. Dobbiamo farlo tenendo presente che c'è tutto un problema anche di sicurezza, di deflusso del pubblico. I numeri oggi imposti dalla sicurezza ci chiedono delle attenzioni diverse. Dobbiamo assolutamente, questo è un progetto che sta in itinere, ritornare a poter svolgere attività di spettacolo nel meraviglioso teatro di corte. Cioè la rifunzionalizzazione di questi luoghi deve avvenire con il massimo rispetto per l'identità, ma allo stesso tempo tenendo presente la vivacità e soprattutto anche la possibilità che il museo sia il luogo di dialogo, di incontro, di confronto e di trasmissione della conoscenza, ma anche, io credo, di ispirazione. I nostri musei sono luoghi per capire cosa fare del futuro e come si può contribuire ognuno di noi in un futuro migliore. Quindi questa vivacità è anche il modo per cui questi musei hanno il senso, no? Il museo istituto al servizio della società e del suo sviluppo. Grazie alla dottoressa Maffei, direttrice di un luogo così importante come la Reggia di Caserta. Adesso continuiamo a seguire i nostri oggetti che stiamo appunto raccontando in questa puntata, che anch'essi vengono da un luogo molto particolare. Anche quella è una reggia, questa volta sabauda, Racconigi, guardate.